a tutti i cittadini lecchesi, ma anche a coloro che vengono a Lecco per lavorare, per studiare, per farsi curare, semplicemente per godere della nostra bella città, l'augurio più sincero per un Natale che sia di gioia e un 2018 che abbia dentro la realizzazione di quelle attese, di quelle gioie, di quelle sfide che ognuno di noi ha. Voglio solo sottolineare con questo augurio due elementi positivi che hanno caratterizzato l'anno che ci stiamo lasciando alle spalle, perché penso che abbiamo anche bisogno, di superare il mugugno, di superare lo stare alla finestra e di darsi da fare per la nostra città e per il nostro territorio. Le due cose belle che vorrei sottolineare sono la prima, che sembra decisamente imboccata la strada dell'uscita dalla crisi. Non lo dicono solo i dati statistici, lo dice anche una situazione di migliore speranza, di positività che sta contagiando il sistema delle imprese, il sistema del commercio e i tanti progetti che in questo settore, a partire da una moltiplicazione anche attorno al Politecnico, ma non solo, si stanno portando Lecco a una visione anche più ampia nei confronti di altri territori, nei confronti anche di sfide internazionali. La seconda sottolineatura riguarda invece il fatto che quest'anno abbiamo come amministrazione comunale toccato delle forme sia dal punto di vista dei numeri che della qualità di collaborazione con i cittadini, con gruppi e con associazioni che hanno partecipato rimboccandosi la mano a gestire servizi, a restaurare monumenti, a prendersi in carico dei pezzi di città in maniera molto significativa. Sono oltre una decina i progetti che sono stati realizzati, che sono in fase anche di attuazione, che danno corpo a quel sistema che dice che il comune da solo non può andare molto lontano, ma che soprattutto il protagonismo dal basso è una risorsa formidabile. Invito tutti a non dimenticare ovviamente chi fa più fatica, chi in questa città comunque ha bisogno di una mano, e noi come comune continueremo a fare con tutti i nostri limiti, ma fare con sincerità ogni sforzo in questo senso, ma anche a sottolineare questi elementi di positività. Ecco, perché con un ripiegamento solo su se stessi e senza partecipazione non si va molto lontano. Gli auguri che vi faccio sono quindi gli auguri affinché il dono del Natale che ci scambiamo reciprocamente si prolunghi verso tutto l'anno affinché sia possibile crescere insieme, camminare insieme per rendere ancora più bella la nostra città e il nostro territorio. Auguri.